Per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo e vivendo attento, ascolta vigora, vivendo che da solo denuncia e combatte, scrive perché sapere che significa l'immaginazione, esattamente quanto costa, ma non c'è l'industriciale, cucina, note, note. Ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte, perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla sì, la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, forse non si tocchi il cuore proprio sotto il rubatore, forse con licenziamento, il lungo rubatore, forse la resta del padre, sei un garante, forse non so bene dove di tasca quel calore, ma so che brucia anche il freddo, trasforma la tua vita, non ti non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che verrà assurdità, ma ti fa la cosa giusta, ti la detta quel calore, ti brucia il petto e odio questo d'amore, d'amore, guaglio. Valora perché un bogatti flamme tutto muri a te, per se ne sta ne fatture saci buona perché e cura qui ci sei lì che te ne dicerà perché senza di 40 anni godere perché a gente te ne fame si faccio si a te come mano cellerino che scomberà perché ma non basta manganelle mode di fonte perché non mi fai più male a cimbalata care. Partirei con il basso, non nel senso di strumento musicale, ma con l'uomo più basso che esista, cani cattini e beach. Lui ha pochi capelli in testa, in compenso ne ha qualcuno in più sulla faccia. Diciamo che l'ideatore di questa fusion band, di questa jam session estemporanea, come sempre. Al basso, l'uomo più basso, che più basso non si può, Andrea Uccello! Adesso vorrei presentarvi questo caro amico, giunto per ultimo, è il più fresco di tutti, visto che si è legato stasera al gruppo, alla band, anche lui di caricatini, anche lui con l'amore per la musica e per questo paese, Stefano al sax. Ciao
Lo sapete, no? Sono fratelli tutti e due, venditori di droga autorizzata dallo Stato, pesci tabaccai. Uno alla chitarra rossa, si direbbe quasi che è un, non lo so, un richiamo, no, non è un richiamo alla sua ideologia politica, no, vabbè, la politica qua non c'è. Comunque, ha una delle chitarre, qua la statura media è veramente bassa, comunque, Peppe Tirè alla chitarra rossa. Uno, anzi l'altro dei fratelli Tirè. Qua in questa band siamo bassi e siamo caldi. Salve un po' più alto, ma in compenso manco di qualche pelo. Alla chitarra marroncina, Salvo Tirè. Cominciamo con la ritmica, le percussioni, batteria, in questo pezzo di batteria, gli occhiali da sole, i fari sono troppo alti, li facciamo sentire. L'uomo bello della band, il Latin lover della band, noi che non abbiamo santi in paradiso, stasera abbiamo due santi che suonano, uno è Santi Materazzo alla batteria e percussioni. Stasera si è aggregato anche lui, il maestro del gruppo, che ha suonato anche la vuvuzela, talmente il maestro Alex Duccello, le percussioni vuvuzela, è quello che ti dà e suona. E adesso l'ultimo componente del gruppo, ma l'abbiamo lasciato per ultimo perché vogliamo ci sia più clamore. Lui ha suonato la batteria, adesso le percussioni. Come già detto, non ha nemmeno 14 anni. Sì, dice, non ha nemmeno 14 anni, ok? Il suo cognome è Garanzia di Buona Musica. Cos'anque ci scorre tutto, che dove ci può scorrere. Un applauso a Santi Amato! Più forte, più forte, più forte. Anche lui membro dell'organizzazione di Creativamente V1 del Frausto 18. E c'è chi dice che i ragazzi di oggi non vogliono fare un dico queste parole. Comunque, signore e signori, grazie ancora per essere intervenuti a Creativamente 2010. Adesso continuiamo con due grandi pro. Ah, scusate, gli altri due vuvuzelisti. Li avevo già presentati, ma ribadiamo ancora un applauso per Diego De Roma and from Los Angeles, Marco Midnight. Un mega applauso, grazie a tutti voi. E seguiranno anche i Giuffà. Un applauso anche a voi che siete in tanti. Grazie. Piero, glielo dice il foro che le vuvuzela se le infilano in tasca.